Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua è Omega, benvenuti su questo nuovissimo video di Fortnite. Esghe. Allora, ragazzi, vi avevo fatto vedere il mio armadietto qualche video fa, quello di Fortnite, del mio account, cioè che non era il mio in realtà, ma era un account che mi è stato dato. E quindi vi avevo chiesto, cioè voi mi avete chiesto, poi avevo chiesto anche se avevate un video, mi avete detto di sì. Dopo che avevo fatto vedere il video con le skin rare Ghoul Trooper, Skull Trooper e la Renegade Rider, in molti mi avete chiesto: Omega, ma il tuo account principale, quello con cui ho iniziato a giocare dalla stagione 1, che fine ha fatto? C'è, ragazzi, ci sta ancora. E eccolo, ce l'abbiamo proprio davanti agli occhi, ora lo andremo a vedere. Perché questo account non lo uso più io, ma lo uso prettamente mio fratello per giocarci. Infatti io non lo uso praticamente quasi mai. Forse molti di voi non ci crederanno, vabbè, io non so come farvelo vedere, ve lo potete benissimo vedere da qua. E sono attualmente in possesso della skin più rara del gioco, che sarebbe appunto la Recon Expert, l'esperto ricognitore. E non è un altro account, ragazzi, è il mio Omega Official, è sempre stato il mio da sempre. Infatti ci sono tutti i pass dal 3, perché dal 4, scusate, perché il secondo non dal fine secondo ho giocato, ma non lo comprai. Quindi ora vedremo tutto l'armadietto, che solo perché ci sta la skin più rara del gioco dovete mettere un sacco di mi piace, condividere il video con i vostri amici e ovviamente dirmi nei commenti qual è la vostra skin preferita. Quindi ora andiamo ad analizzare velocemente l'armadietto e vediamo insieme quali skin abbiamo. Allora, come vedete, ho comprato appunto il pass battaglia della stagione 8, che termina tra 8 giorni. Tra l'altro devo ancora arrivare, cioè non è mio, non ci gioco io. Comunque sia, siamo qui per vedere l'armadietto. Penso che sia uno degli armadietti più ricchi che voi abbiate visto, anche perché c'è l'esperto ricognitore dentro. E allora, io non la considero rara questa skin, semplicemente perché uno, mi fa schifo, due, mi fanno schifo vedere certi personaggi vestiti così. E per quanto sia rara questa skin, a me non piace, preferisco molto di più la Renegade Rider. Ecco perché ho dato tanto importanza a quell'account che voi già conoscete. Allora, abbiamo Calamity, Lynx, l'Omega che fa parte del pass, il coniglio mastino, l'Ember, Ombra ammantata. Scusate, queste skin non le conosco, perché cioè le ho viste ma non so come si chiama, perché ho detto questo account usa prettamente ora mio fratello, quindi non aggiungetelo nemmeno. Cuore Nero, il Pirata, il Carburo fa parte del pass, la Deriva che fa parte del pass, AM che fa parte delle sfide, Laguna, l'Esperto Ricognitore. La skin più rara del gioco, la prima skin, che sarebbe la prima skin che è uscita nel gioco. Mi sa una volta sola, non mi ricordo perché l'ha presi a caso, così. E comunque penso proprio di sì. La Cartucciera, il Soccorso in Corsa, l'Ibrido, il Prigioniero, il Visitatore, il Leader Squadra Panda, Leader Squadra Rosa, il Manny che faceva parte del pass, Pittura di Guerra, il Ragnarok che faceva parte del pass, la Bella Donna, il Battlehook che faceva parte del pass, la Bananita che fa parte del pass, Zenith, il Valore, la Valchiria, la Rovina, il Re dei Ghiacci che fa parte del pass. Insomma, come vedete, ci sono skin che fanno parte dei pass più skin comprate. Tipo quella che mi piace tantissimo, che è stata la mia preferita, è stata l'Uomo di Paglia. Poi c'è il Calcio a Fiamma e ce ne sono tantissime. Quindi non è un account comprato assolutamente, ragazzi, è il mio. Questo è veramente il mio principale, che ho usato dall'inizio. Infatti chi ha l'amicizia saprà quello che sto dicendo. Ci sono anche la Noir, l'Ispettore, il Percussore. C'è anche questa skin che mi piace un sacco, che faceva schifo comunque. Poi ci stanno i gemelli, ci sta il Manzo Boss, Tecnica. Insomma, come vedete, la scelta è veramente vasta. Un armadietto veramente bello, che molti di voi sicuramente vorrebbero avere. Ciononostante, la mia scelta ricade con stesso sull'esperto ricognitore. Andiamo a vedere gli zainetti, che anche questi non sono per niente pochi. Ce ne sono di tutti e di più. Ne vediamo alcuni: il Bambù, il Crepuscolo, Mantello di Ghiaccio, Zaino Lupino, le Ali d'Ombra che sono bellissime, le Ali dell'Amore bellissime anche questa, Schermaglia, Manto Congelato, Inseguimento, Elim, Attrezzatura Spaziale, Alitudine, Ali della Valchiria, facciamo parte della Valchiria, Ali del Tramonto, Borsa di Omaggi, Borsa Ostile. Insomma, non è che siamo qui a dire, perché forse la maggior parte già le conoscete e sono anche tra l'altro molto molto fighe.
Tra l'altro vi faccio vedere anche quanto è figa questa. Il mandolino, direi che dietro al pescatore ci sta. Potremmo mettere anche qualche altra cosa, tipo uno zainetto per fare un'escursione, così sembra la cosa più reale. Le ali dell'amore sono quelle che vanno di più e che piacciono di più. Andiamo a vedere i picconi, che anche questi sono belli cazzuti. Allora, come vedete, qui troviamo subito l'ascia di caramella, che fa parte della follia festiva, quello di Natale, che presi anche questo un bel po' di tempo fa. Allora, abbiamo il giudizio finale. Graffio, scettro di ghiaccio sull'orlo della fenditura, artiglio del drago, ascia di caramella che abbiamo visto, assalto, ascia di ingrandimento, ascia congelata, ascia a brugola, spacca nino, insomma tutti gli altri penso che già li conoscete. Il perno forse faceva parte del pass, leva faceva parte del pass, non mi ricordo se lo comprai, si faceva parte del pass, insomma tutti gli altri più o meno penso che già li conoscete, no? Il Grimaldello è un piccone che mi piace tantissimo, però il mio preferito tra tutti questi ovviamente è anche il più raro, è l'ascia di caramella. E i deltaplani anche, ragazzi, c'è anche qui un bel lavoro da vedere perché ce ne sono veramente tanti. Ci sta la spina dell'inverno, slitta tattica, il serpente dei cieli, poi abbiamo la mia preferita, la gelida, ali del coraggio, questa anche tantissimo figa, lo sciame, quello del pipistrello, cenere. Poi abbiamo il, non mi ricordo se era il deltaplano del Ragnarok questo, immagino di sì. Corridore claudicante con l'uccellino sopra, questo penso lo conoscete già in tanti. Questo anche è molto bello, vicere tipo 1, che sarebbe il paracadute degli ispettori. Galleggiante pirata, insomma ci stanno anche qui, anche tanti bei deltaplani, però ovviamente il mio preferito, ragazzi, è e rimane sempre lo sciame, che se la batte con l'ala gelida. Veramente sono i miei preferiti, quindi lasciamo anche l'ala gelida. Secondo me è stato il deltaplano più bello che hanno fatto. Poi le scie penso siano comunque rilevanti, perché alla fine penso siano quelle del pass, perché non si possono comprare, quindi sapete già le scie quali sono, bene o male li alterniamo e le lasciamo qua. I balli non sono quelli che sono stati comprati in maggior parte da me, perché comunque poi l'account è stato più usato da me. Questo faceva parte del pass, il flamenco faceva parte del pass, questo fa parte del pass, questo lo comprai, la terapia della danza, vai col ritmo anche, insomma ne potete riconoscere alcuni, faccio dire anche magari se troviamo i più rari. La giustizia della nazione, ragazzi, è stato nominato uno dei balli più belli nonostante facesse parte di un pass, quindi vedete voi quanto è bello questo ballo qui. Questo Electro Swing, non ricordo, faceva parte del pass. La cosa brutta è che all'inizio non compravo balli, ma compravo solo qualche skin ogni tanto, perché pensavo che i balli fossero una cosa inutile, e invece i balli erano comunque fighi da poter vedere, e quindi iniziai a comprare ogni tanto anche i balli. Sì, giusto per, sono star. Insomma, come vedete, sui balli non li ho comprati all'inizio perché compravo prettamente le skin. Infatti la prima skin che ho comprato su questo gioco, forse penso di essere l'unico in Italia, non lo so, sicuramente ci sarà qualcun altro, penso di essere stato il primo ad aver comprato come prima skin l'esperto ricognitore. Sicuramente qualcun altro l'esperto ricognitore ce l'ha, ma non so se è stata la sua prima skin comprata, perché per me è stata la mia prima skin comprata. Il secondo, diverse classifiche che ho visto anche in giro per internet, ragazzi, la skin più rara di tutte è la Recon Expert, dopodiché viene la Ghoul Trooper, poi se non sbaglio dovrebbe venire un'altra skin di un aviatore sempre nero di carnagione, per poi iniziare a venire la skin dell'elfo di Natale, se non ricordo male, e poi iniziano anche a venire Skull Trooper e via dicendo. Anche John Wick mi sa che sta al quinto posto, perché è rara comunque come skin, e tipo qui in questo account non ce l'ho, ma nell'altro sì, perché è da qui che ho iniziato a shoppare, perché shoppai tutti i pass. Infatti tempo addietro, per chi mi conosce, per chi sa che mi segue da un bel po', sa che ho shoppato i pass con mio nonno 2 volte, abbiamo comprato 3-4 volte altre skin, quindi abbiamo speso quella 600 barra quasi 1000 euro se non sbaglio, comprando tutto il pass, tutti i punti, tutte le skin, tutto il negozio, tutto di tutto su questo account, che ne è appunto la prova che questo account non è comprato. Quindi ragazzi, come vedete, tutto ciò di cui vi parlavo non è assolutamente una cavolata, anzi qui ora facciamo un piccolo gameplay, spero di morire subito, così almeno vi faccio vedere un po' com'è questa fantastica skin, che sarebbe la skin più rara del gioco, la Recon Expert. Infatti già iniziano a coltellarmi come al solito, a picconarmi più che altro, perché vedendo una skin del genere, ragazzi, chi è che non ti accoltellerebbe? Come vedete, appunto, questo è il deltaplano più figo che abbiano veramente ideato, perché è qualcosa di... è inaudito, cioè... quanta figaggine ha questa... tutto sto macello qui.
Ha una ficcaggine pazzesca. Allora, vediamo di crepare subito, tanto. Voglio dire, siamo usciti a Pinnacoli per un motivo e sarà proprio quello di crepare subito. Adesso tipo facciamo record. Ah, ma questo non ha armi. Peccato. Vabbè, abbiamo fatto una kill, sono contento. Ora tipo faccio il record, 15 kill, 24 kill e finisce, passa la paura. Ma questo precisamente, no? Come? Cosa era quella cosa precisamente? Vabbè, sì che era un hub e non ho preso la mitraglietta, però. Beh, questo è uno dei motivi per cui ultimamente non vi sto portando dei gameplay su Fortnite. Perché ultimamente sto morendo veramente di merda. Cioè, ve lo dico, sto morendo veramente in maniere brutte. Guardate, lascio una nota, adesso faccio fare una completion. Bene, allora ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Questo è il mio vero account, il mio nuovo armadietto, anche perché comunque non l'ho usato più, quindi l'ho usato per un po' di tempo mio fratello, di cui per me è anche nuovo rivederlo così con skin che non avevo appunto lasciato. Se il video vi è piaciuto, soprattutto per la Recon Expert, quindi mi raccomando fatemi sapere se vi piace, un bellissimo mi piace e commentatemi se vi piace questa skin, penso che non ce l'abbiano tutti, quindi... Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me anche quest'oggi. Iscrivetevi al canale, arriveranno tantissimi altri video di Fortnite. E vi ricordo di seguirmi su Instagram perché vi saluto a fine video. Direi che per quest'oggi è tutto. Io vi saluto ancora una volta. Vorrei salutarvi ancora di più. Io direi che per questo video è tutto. Vi saluto con la fantastica Recon Expert. E noi ci becchiamo a un prossimo gameplay. Sperando che lo riesca a giocare anche bene. Ciao a tutti.